sono qui pronto praticamente per una nuova uscita. Oggi andiamo su un posto che abbiamo già visto, ti ho già fatto vedere in altre occasioni facendo altri tipi di video, ma oggi ci vengo con il freddo e con un po' di neve sopra lì. Ogni volta che vengo qui, questo posto mi affascina tantissimo per l'atmosfera che dà. Questo è solo l'inizio, dopo più mi addentrerò all'interno del percorso, più sarà particolare e sembrerà quasi un paesaggio lunare, un altro pianeta. Molto interessante. Questo è già un qualcosa di interessante, proverò a prenderlo con il grandangolo, dopo magari al ritorno vado giù di teleobiettivo. Quindi iniziamo subito con la prima foto. Paesaggio lunare, è una roba pazzesca, ma che roba, qua si comincia già a vedere, si cominciano a vedere i primi indizi della faglia. Guarda che formazioni rocciose particolari, paradiso dei geologi probabilmente, non lo so. Questa è la prima parte divertente, perché devo salire da quel lato lì, però devo passare prima questo ruscello che è un po' più carico rispetto alle ultime volte che ero venuto, quindi dovrò fare lo salto dello stambecco per saltare di là. Ecco il vincitore assoluto per la categoria Becchi. Come ci si sente dopo la vittoria? Alla fine non ho dovuto fare tanto lo stambecco perché il passaggio era abbastanza semplice. Piuttosto qui la cosa è un pochino più complessa perché c'è tanta acqua sulle rocce. Io devo arrampicarmi, ma avanti tutta, andiamo. E adesso ti faccio vedere che panorama si gode da questo punto. Sbam! È una roba impressionante. Ogni volta che vengo qui rimango a bocca aperta col panorama che mi trovo davanti. Adesso andremo giù per di là. Ogni volta rimango con la bocca aperta. Anche d'estate qui c'è veramente pochissima gente. Sempre per il solito motivo, è un po' faticoso arrivare, non tanto, ma un po' faticoso, e quindi è meno frequentato. Facciamo ovviamente qualche foto anche qui. Stabilizzazione c'è. Allora, a cosa sono? 400 ISO F9 e sono a un millesimo di secondo. Volendo potrei abbassare anche un po' gli ISO, però preferisco rimanere con i tempi molto molto veloci. Quindi andiamo. A mio parere qui ci sta meglio il teleobiettivo, quindi vado subito a cambiarlo. Vediamo qui, guarda, prendo proprio uno che da questo punto
di un bel panorama. Ok, devo tenere sotto esposto leggermente di mezzo stop, uno stop, perché altrimenti rischio di sovraesporre qualcosa. Il cielo è fin troppo limpido, il bello è che ieri c'era il diluvio universale, guarda oggi che giornata è uscita, però va bene, dobbiamo prendere le situazioni e le location così come si presentano, non abbiamo il controllo sul tempo atmosferico e quindi quello che possiamo fare è solamente cercare di ottenere il meglio che possiamo con quello che abbiamo a disposizione. Ero venuto qui a prendere la cam che avevo posizionato per riprendere quella posizione e cosa mi trovo? Questa prospettiva qua, guarda che roba, guarda che bello, il ruscello che va su, qui con un bel taglio verticale, secondo me ottengo qualcosa di interessante, quindi vado subito a prendere la Canon, eccola qui, di grand'angolo, e andiamo a chiudere un po', F9, un millesimo, 400 ISO, in genere non utilizzo la cam con display mostrandolo in quel modo, ma era solo appunto per farti vedere cosa stavo facendo, adesso vado a rifare gli scatti. Che bello, e lì c'è il sentiero, vai su, scavalchi, torni indietro dall'altra parte. Adesso però vado a riprendere il treppiede e magari mi fermerò qualche zona di là a mangiare un pochino, che si è fatta una ora interessante per l'appetito. Ops. Questa prospettiva sembra veramente buona, vediamo, sì, e qui posso andare giù di 14 mm, molto molto bella, 200 ISO, un 1/800 F9, sottoesposto di uno stop. Sono sceso, è partita la registrazione in automatico con la botta che ho dato al telecomando. Thank you.
pausa pranzo, c'è il sole e quando ti colpisce stai anche bene, ma l'aria è fredda, è fredda. Ero arrivato qui, c'erano 2 gradi, adesso si è alzata un po' la temperatura decisamente, però o comincio a muovermi, camminare, o comincio a sentire freddo, dopo ho il giubbotto e tutto lì. E qui non si prende assolutamente col cellulare, infatti io giro col mio Enrich Mini, e ho appena scritto un messaggio alla mia famiglia dicendo dove sono, quindi hanno le coordinate, hanno ricevuto un messaggio, sono il punto preciso e mi hanno anche risposto, perché possono rispondermi, quindi ricevo il messaggio di conseguenza. Ma di questo apparato ne ho già parlato in un video che non è stato molto apprezzato da alcuni, ma volevo solo parlare della Jeju, non è che dovevo farci chissà che spettacolarizzazione. Vado anche a cambiare obiettivo, tolgo il 1435 f4 e metto il 7200 f4, sarà perché è nuovo, sarà perché qui ho già fatto le foto con il grandangolo in altre uscite, ma non trovo tanta soddisfazione con il 1435 in questo contesto, quindi vado a cambiare obiettivo e secondo me con il 7200 riesco a tirar fuori delle cose più interessanti, dei particolari più interessanti in questo contesto. Lì ci sono anche i cartelli del sentiero, ci sono un paio di sentieri qui, volendo. Uno lo conosco, non l'ho mai fatto, però so che permette di scavalcare qui sta forcella e fare un giro all'anello, in sostanza andare a tornare indietro. L'altro va per di là, però non so dove porta. Quello che farò io è continuare lungo questa parte per un po', dopo vedrò magari se riesco a fare qualcosa o se torno indietro. Ecco qui il sentiero e su per di là, ma caspita, probabilmente non rendo io l'idea di che pendenza c'è, ma è una roba assurda, qua quasi quasi ti arrampichi con le mani. Eccoci qua, sulla gola, non so se più di così riesco ad andare avanti, beh sicuramente io no, qua ci vorrebbero gli stivali e basta, perché poi non fai altro là. Se uno riesce ad andare di là poi riesce anche ad andare su ancora, ma qua non vedo sentieri segnati, quindi probabilmente non è nemmeno accessibile. Che vento su questa gola. Arrivato a questo punto lì non posso più andare avanti, magari ti potessi chiedere perché non ho messo il grandangolo per fare quella gola lì stretta, che in realtà col grandangolo ce l'avrei fatta senza problemi. Il motivo è perché era totalmente piatta, non avevo gli strumenti, o meglio ce li ho ma non sono uscito per fare lunghe esposizioni, quindi non ho voglia di stare lì a tirare fuori tutto quanto per fare lunghe esposizioni. Sto pensando e sono uscito con un'altra idea di fare delle foto normalissime, quindi non vado a cambiare l'obiettivo che ho in mente per sperimentare e adottare altre tecniche. E dopo, perché il contesto tutto sommato non era niente di interessante, mancava sfondo, quindi avrei visto soltanto una gola, che mancavano proporzioni, mancavano riferimenti, secondo me non aveva nessun potenziale, quindi neanche non ho perso tempo a stare lì a cambiare
ottica per fare una foto del genere. Non so come la pensi tu, vai qui sotto nei commenti, lasciami il tuo punto di vista. E torniamo indietro, che comunque non c'è nulla di male a tornare indietro, anche se magari abbiamo fatto poca strada. Attualmente ho fatto circa un 3 km, quindi saranno 6 in tutto. Non c'è nulla di male, perché tornando indietro vedo tutto da una prospettiva differente, quindi potrò trovare altri spunti interessanti. Tra l'altro anche il 7200, prima salendo avevo il 1435, quindi potrò tirar fuori qualcosa di diverso. E comunque il sole, guardate, sta già andando dietro le montagne, quindi qua già sta diventando ombra, e che significa che fa più fresco, decisamente più fresco. Comunque io l'anello, andando su per questo sentiero, scavalcare, fare il giro, voglio farlo. Se va avanti quest'inverno riuscirei a farlo anche d'inverno, intanto neve non ce n'è, altrimenti attendiamo la primavera. Che spettacolo è qua. D'estate qui hai in pratica la tua piscina privata, se vuoi. Qui veramente non viene nessuno. Qui ci sarà un metro e mezzo d'acqua, limpidissima, purissima. La tua piscina privata. Adesso vediamo se fare il giro per di qua è stata una buona scelta. Posso metti qua a tornare indietro per passare il ruscello. Forse mi conveniva passare là. Ma se vado giù qua è ancora più facile andare di là. Va bene, andiamo giù. Allora, qua non ho scelta. O passo o torno indietro. Qui ho un contrasto incredibile con la luce del sole. Bello. In fondo, quando c'è luce molto forte, l'unica è giocare con i contrasti per riuscire a tirar fuori qualcosa di interessante. Qui paesaggio di un altro pianeta. Voilà, bello. Schiacciare i piani e ottenere una cosa veramente forte. Ancora qui, schiacciare i piani per tirar fuori texture. Però questa parte, quella che rimane più impressionante. Eccole qua. Altri particolari che con il 16.35, li ho detti tutti, col 14.35 non sarei riuscito a prendere. Adesso sfrutto il 7200. Volevo portarti di là, ma c'è troppa acqua adesso, perché lì c'è proprio un pezzo di superficie che è lucida a specchio quando ci vai vicino, e sono proprio le due, un pezzo di faglia che pilastra, che si scontra una con l'altra, è una roba impressionante, però non ci si arriva perché è tutto bagnato lì, è troppa acqua. Non sai mai cosa puoi trovarti dietro l'angolo, infatti. Questo scorcio secondo me ha del potenziale, quindi vado a farci una foto. Sì, è particolare, però secondo me qualcosa di buono c'è, e lo vedremo a pieno schermo a casa davanti al computer. Ma che bel ruscello, acqua gelida. Ed ovviamente non posso non fare la foto da questa prospettiva, quindi mettendoci un po' bassi cercherò di prendere quella scena. Qui però sì, vado ad usare lo schermo perché è molto più comodo per
catturare la scena. Ed eccoci qui, sono alla fine del giro. Nulla di strepitoso, nessun cielo, tramonti, nuvole, temporali. Un giretto normale, però spero di aver tirato fuori qualche foto interessante. Lo vedrò dopo io. Tu lo saprai in diretta, io lo vedrò dopo. In ogni modo, spero ti sia stato utile. Fammelo sapere andando qui sotto nei commenti, lasciandomi feedback. E noi ci vediamo alla prossima uscita fotografica. Ciao, da Alessio!